operazioni sul territorio, supporto ai cittadini. Intanto cominciamo. Generale, qual è il vostro impegno in questo momento specifico dell'emergenza? C'è veramente un grande gioco di squadra con la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia locale, sotto il coordinamento del prefetto Valentini. Si riesce a trovare un punto di equilibrio fra la vocazione non repressiva dell'arma e l'esigenza di un rigore e di una severità? Tutti i carabinieri proprio stanno cercando proprio di avere un dialogo, informare i cittadini. Stiamo anche purtroppo denunciando parecchie persone. Un episodio in cui i carabinieri sono anche di supporto, di aiuto, magari fasce deboli, anziani. C'è stato un episodio in particolare a Chiaia dove un anziano non poteva fare la spesa, non riusciva con le proprie gambe a scendere dalle scale. Il comandante della stazione dei carabinieri allora ha fatto la spesa online e ha mandato poi una pattuglia a casa.